È stato un giorno memorabile, domenica, per tutti i fedeli di Alatri. È stata consacrata la nuova chiesa in località La Fiura. L'edificio di culto è sorto dalle ceneri di quello vecchio. In un anno è stato costruito grazie ai fondi della CEI e dell'8 per 1000. Domenica è stato un giorno di festa per la parrocchia Latrense e per il parroco. È una giornata straordinaria per questa comunità parrocchiale, perché abbiamo questa nuova chiesa dedicata alla Madonna del Mercede, che manifesta tutto l'amore di Dio per le situazioni più disperate delle persone, degli uomini, le schiavitù. Questo titolo della Madonna è nato proprio come redenzione degli schiavi, cioè di coloro che erano prigionieri dei turchi nelle galere, per cui ecco la Madonna si preoccupava. Oggi vogliamo affidare questa parrocchia e anche questa comunità proprio alla Madonna e al Signore. Con la nuova progettazione è sorta una chiesa dallo stile moderno. L'altare è contraddistinto da due croci, quella della salvezza e quella del sacrificio. Inoltre la fonte battesimale è stata creata nel ricordo di un passo del Vangelo. La chiesa è di circa 450 metri, a pianta circolare, e si sviluppa su due assialità principali, l'asse est-ovest, che va dalla porta d'ingresso all'altare e che è contrassegnato da due croci. Il fonte battesimale, ricordando il Vangelo di Giovanni, in cui praticamente si narra del soldato romano che, per accertarsi che Gesù fosse morto, infilzò una lancia nel costato e dal costato uscì sangue d'acqua. Il fonte battesimale è costruito proprio per ricordare quel passo del Vangelo.